Siamo qui nel Tempio di Salomone, davanti a questa casa di preghiera. L'unico tempio disegnato da Dio affinché le famiglie siano unite e a riguardo dell'unione familiare, mi piacerebbe fare una preghiera. Per te che stai sentendo il dolore della separazione, tu che hai un familiare distante, che non ti contatta, non si importa con il tuo benessere e non permette che tu sappia se è vivo o è morto, felice o triste, con salute o malato, prospero o indebitati. Tu che senti il dolore di vedere la tua famiglia disunita, niente più imbarazzante, angosciante, triste per un padre o una madre avere una famiglia e non poter godere della stessa a causa di una sola cosa, che è giustamente l'unione. Noi non accettiamo in alcun modo che la tua famiglia sia divisa. Per questo da qui, dal Tempio di Salomone, voglio fare una preghiera per l'unione della famiglia. Se tu hai le fotografie della tua famiglia, dove si trovano tutti i membri, tua moglie, tu, i tuoi figli, genitori, fratelli, e se è possibile una fotografia dove si trovano la maggior parte dei membri della tua famiglia assieme, mi piacerebbe che tu prendessi quella fotografia. Aspetterò mentre vai a cercarla in modo rapido, per favore, perché chiederò a Dio. E così come Lui ha unito la mia famiglia, unirà anche la tua. Così come la mia famiglia era divisa da quasi 2 decenni, Dio ci ha uniti perché io, mia moglie, il vescovo, la signora Ste, mia suocera, mia mamma, miei fratelli, Cris e Renato, noi non abbiamo mai dubitato, non ci siamo mai arrestati neanche scoraggiati per l'esistenza di quella unione. E non rinuncerò né dubiterò per l'unione della mia famiglia. Dunque, hai già nella tua mano la fotografia della tua famiglia? Parliamo con Dio. Mio Padre, mio Dio, così come il Signore ha unito la mia famiglia, io ti chiedo di unire questa famiglia. Se questa famiglia sta essendo divisa a causa delle bugie, delle gelosie, di pettegolezze, a causa dell'egoismo, di un maledetto vizio, mio Dio, non so che cosa sia successo perché questa famiglia fosse divisa. Noi non sappiamo ciò che è successo perché questa famiglia fosse disunita, ma tu lo sai. Allora, in questo momento, stendi la tua potente mano dovunque si trova quel familiare viziato, ricoverato in ospedale, disoccupato, depresso, incredulo, orgoglioso, accomodato, arrogante. Dovunque si trovi quel familiare, mio Dio, stendi ora la tua potente mano e tocca nel cuore, in quel cuore di pietra, in quel cuore pieno di amarezza, e strappa via ora quella incredulità, strappa quell'orgoglio, strappa quell'accomodamento, affinché Lui possa cercarti, affinché Lui valorizzi la sua famiglia, affinché Lui possa prendersi cura di sé ed essere un padre migliore, un marito migliore, una moglie migliore, una mamma migliore, un figlio migliore, una figlia migliore. Fai questo, mio Dio. Chi può trasformare il nostro cuore se non Tu, Signore? Chi può trasformare il nostro carattere se non Tu, Signore? Chi può unire la nostra famiglia facendo che ci sia in essa comunicazione, rispetto, affetto, considerazione, amore e pace? Oh mio Dio, nel nome del Signore Gesù, stendi la tua mano e fai ciò che i consigli, l'educazione, il buon esempio dei genitori, fai ciò che le lacrime, le richieste dei figli non sono stati in grado di fare. Fai accadere un miracolo in questa famiglia. Fai che questa famiglia sia unita, perché l'unione fa la forza. E con forza noi vinciamo il mondo, raggiungiamo i nostri obiettivi e realizziamo i nostri sogni. Riceve pace. Riceve ora nel tuo essere fiducia.
la speranza di vedere la tua famiglia unita, vedere la tua casa come un angolino del cielo. È ciò che crediamo, è ciò che determiniamo, che questa mamma, questo papà sentano piacere di essere in casa, che i tuoi figli sentano piacere di essere assieme a te, che queste persone che pregano assieme a me possono vedere e godere di una famiglia unita a partire di oggi. È ciò che noi determiniamo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Tutti quelli che credono, ripetete assieme a me: io e la mia casa serviremo l'Eterno. È proprio così. Tu e la tua casa, la tua famiglia servirà a Dio. E non avverranno traumi, violenze, religioni, incredulità, miseria, malvagità, tradimento, ingratitudine. No. Tu e la tua casa, la tua famiglia, come la mia, serviremo al Dio di Abramo, al Dio di Isacco, al Dio vivo della Chiesa cristiana. Senti una pace. Non è così? Ti senti bene? Ti sei sfogato? Allora, certamente, stai percependo qualcosa di diverso nel tuo essere. Questo è un segno di Dio per lei, per te, giovane. È un segno di Dio per lei, Signore, che non è stato e non è in vano che abbiamo cercato in Dio e che crediamo in Dio. Non mollare. Mi piacerebbe che tu condividessi con noi la tua felicità. Io voglio che tu a partire di oggi vedrai una differenza tra il prima e il dopo di questa preghiera. Tu chiamassi ora il nostro amico 24 ore o entrassi su yourtv.eu e lasciassi lì il tuo commento, la tua esperienza con questa preghiera e ciò che è successo dopo questa preghiera nel tuo seno familiare, nella tua famiglia, il tuo contatto, il tuo rapporto con i membri della tua famiglia. Questo sarà un immenso piacere, sarà motivo di molta felicità per me e per i miei compagni di guerra. Avete conoscenza di ciò che Dio ha fatto nella tua famiglia. È per questo che i malvagi ci perseguitano, perché noi facciamo del bene e aiutiamo il prossimo come nessuno.